Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, visto che è quasi arrivato Natale e quindi siamo in tema natalizio, parliamo di regali per viaggiatori dell'ultimo minuto, last minute, visto che manca quasi una settimana. Non vuole essere un suggerimento per i miei amici, no, per niente. E niente, cominciamo. Secondo me un regalo essenziale veramente, sia per chi viaggia ma anche per chi non viaggia e sta molto tempo fuori, è il power bank, il caricatore per cellulare portatile. Io ho uno della Anker che fa 10.000 mAh e fa circa 3 cariche ed è molto molto utile, soprattutto quando sto molto tempo fuori casa. Mi salva veramente la vita perché soprattutto se stai all'estero, stai col cellulare scarico, è un po' un problema. Un'altra cosa molto utile, secondo me, per chi viaggia è regalare un set di quei contenitori piccolini da 100 ml che si vendono sia su Amazon che da Tiger o ad Acqua e Sapone. Quindi si vendono ovunque, o se si vuole evitare la plastica, ci sono un sacco di prodotti solidi che sono molto utili quando si viaggia. Adesso in vari negozi, sia online che per esempio anche la Lush, li fanno. Un'altra cosa sono gli organizzatori per la valigia. Su Amazon ci stanno, ho visto che ci stanno pure a 10 euro e se avete Amazon Prime potete farvelo arrivare in tempo per Natale, se no credo che si trovano nei negozi molto attrezzati per queste cose. E praticamente sono una serie di buste o comunque dei separatori che si mettono dentro la valigia e tu puoi organizzare appunto la valigia in modo più semplice e senza ingombrare un sacco di spazio. Ancora parlando di valigie, si possono regalare delle targhette per distinguere la propria valigia al ritiro bagagli. Non so se vi capita, ma se hai per esempio una valigia nera o comunque scura, quasi tutte le valigie sono di quel colore. E quindi la vostra si può perdere e non la riuscite a vedere, no? Quindi con questa targhetta magari gli date un segno distintivo. Però io consiglio comunque di prendere una valigia chiara o comunque di un colore sgargiante, per esempio io ce l'ho beige, e così sicuro la potete riconoscere subito. Un'altra cosa che secondo me è un bel regalo per chi viaggia tanto è un portadocumenti, un portapassaporto anche. Ci sono certi che si possono anche attaccare al collo e così appunto quando dovete mostrare i vostri documenti ce li avete sotto portata di mano. Un regalo molto molto apprezzato sicuramente perché a chi piace viaggiare low cost e appunto a chi viaggia tanto è un buono regalo. Molte compagnie aeree lo fanno e per esempio io conosco quello della Ryanair perché da Pescara più che altro parte da Ryanair. E praticamente funziona così, si può fare online, basta che metti la mail di chi vuoi che lo riceva e parte dai 25 euro e poi hai per i multipli di 25, quindi 25, 50, eccetera. Un altro regalo molto utile è il cuscinetto che si mette dietro al collo. Io ho quello gonfiabile, che praticamente è molto sottile e si può mettere dentro la borsa, però ho visto che molti usano anche quello già gonfiato, che magari porti in mano, può essere per me più comodo quello da gonfiare, quindi che ingombra meno spazio, però vedete voi, comunque questi si trovano dappertutto. Infine, questo non è propriamente un regalo per i viaggiatori in generale, ma più per chi come me, mentre viaggia, gli piace fare dei video, delle foto, il Gorillapod.
sarebbe un treppiedi che si attacca letteralmente dappertutto. Per esempio, quando stai in giro, lo puoi attaccare a un palo, a un recinto, veramente dappertutto. Ed è molto utile se, appunto, come me, dovete fare video e foto, invece di portarvi un cavalletto, vi portate quello che è piccolino e non ingombra tanto. Bene, queste erano le mie idee regalo per viaggiatori, per chi non ancora ha pensato o comunque non sa cosa regalare a un amico che è viaggiatore. E per adesso vi auguro buone feste e un felice Natale a tutti. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento se vi è piaciuto questo video. E lasciate un commento con quale regalo vi piacerebbe ricevere questo Natale o se avete altre idee per dei regali per viaggiatori. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione!